Un paio di puntate fa Brontolo si è dedicata alla questione femminile in Italia al tempo del governo Monti e dei decreti lacrime e sangue. La regione italiana che fa meno figli è la Sardegna, quindi fra i servizi ce n'è stato anche uno che riguardava questo tema delicatissimo e immediatamente collegato con l'occupazione, il disagio socio-economico e via dicendo. Nel corso della puntata Paolo Villaggio se n'è uscito con una battuta infelicissima sui pastori, di cui peraltro subito dopo ci siamo scusati, Villaggio ed io che ero il conduttore. Però questo ha fatto chiedere più informazioni sulla Sardegna. La domanda era: ma come? Una volta vi occupate della Sardegna, cosa che non fa mai nessuno, si passa a discutere di pastori e di battutacce, perché era solo una battuta, ma infelice, molto offensiva. Ebbene, noi oggi ci occupiamo della Sardegna. E certo, fra poco a Brontolo. Questa mattina presto dalla fabbrica di Porto Vesme con il casco da lavoro in mano, le bandiere, i fischietti, le trombe. Sono gli operai metalmeccanici dell'Alcoa, la multinazionale americana, ha annunciato la chiusura dello stabilimento. Guardate questa enorme distesa di fanghi rossi. 20 milioni di metri cubi di piombo, zinco, cadmio e mercurio. Quel che resta del lavoro di estrazione dei metalli e non è stata mai bonificata. Le miniere e le fabbriche sono chiuse e nel Sulcis è rimasto solo il veleno. Dall'isola dei Cassintegrati arriva la voce dei lavoratori della Vinyls di Porto Torres, in esilio volontario dal 24 febbraio, da quando, armati di coperte, cibo, brandine, sono sbarcati all'Asinara e hanno conquistato l'ex carcere di massima sicurezza, le sue celle, le sue rocce, per richiamare l'attenzione dei media sulla loro vertenza. Una catena di morte nella raffineria della Saras, una delle più grandi d'Europa, poco dopo le 13.30. Il primo a cadere per le esalazioni, Luigi Solinas, 27 anni, Bruno Muntoni, 52 anni, padre di tre figli. Un terzo operaio, Daniele Melis, 26 anni, ha fatto in tempo a mettere la maschera, ma non è bastato a salvarlo. Si è salvato solo uno dei quattro operai che erano al lavoro nell'impianto del gruppo Moratti. È una storia infinita quella dei minatori del Sulcis. Quante volte in questi anni sono scesi nelle gallerie, quante volte sembrava che la loro battaglia fosse vinta. Tutte illusioni. Sono di nuovo qui, 400 metri sotto il livello del mare, perché il governo rifiuta di attuare il decreto del Presidente della Repubblica che dà il via alla gasificazione del carbone. L'amministratore delegato della Fiat, Vittorio Valletta, dichiara: la più grande industria italiana ha davanti a sé un buon avvenire, potendo contare sull'abbondanza di manodopera e quindi sul suo basso costo. A quell'epoca, a scrivere la storia della più grande azienda automobilistica italiana furono anche molti dei 70.000 sardi residenti in Piemonte, una presenza che fece guadagnare a Torino l'appellativo di terza città sarda dopo Cagliari e Sassari. Buongiorno. Buongiorno, ben trovati a Brontolo, Sardegna in Felix, ma Sardegna Italia. In realtà, dunque, un numero zero, un numero verde, scusate, subito, 800-550-269, un indirizzo di posta elettronica dove scriverci durante la trasmissione, ma durante tutta la settimana, e cioè brontolo@rai.it. La Sardegna oggi è sui giornali per una cosa piccola ma grande, cioè la protesta dei lavoratori dell'Alcoa che per esempio ieri hanno fatto slittare di mezz'ora una partita del campionato di calcio. Siccome il calcio è uno straordinario veicolo di comunicazione, una cassa di risonanza forte, molto civilmente devo dire, insomma, hanno utilizzato anche questo. Quindi fra pochissimo vorrei vedere un servizio, ma non ancora, non adesso, un servizio che Irene Benassi ha fatto per Agorà la scorsa settimana sui lavoratori dell'Alcoa. Quindi così entriamo subito in argomento, poi presenterò anche gli ospiti, ma prima, siccome siamo sofisticati, questa è la RAI come si sa, vediamo se funziona il meccanismo del nostro sondaggio con il popolo dei caschetti. Poi i caschetti in una trasmissione sulla Sardegna ci stanno immediatamente. Dunque, siete pronti? Se sapete il nome
del governatore della Sardegna azzurro, se lo ignorate rosso. Attenzione, poi verifico, eh? Prego. Vabbè, mi riservo durante la trasmissione di risolvere anche questo quesito. Andiamo con il filmato sull'Alcoa. Il 9 gennaio Alcoa, la multinazionale americana proprietaria della fabbrica sarda, annuncia la decisione di chiudere permanentemente lo stabilimento di Porto Vesme. La chiusura era già stata prospettata nell'ottobre del 2009. Una riduzione delle tariffe elettriche convinse gli americani a rimanere. Nel frattempo nulla è stato fatto per trovare soluzioni alternative. Oggi Alcoa non sembra disposta a tornare sulle sue scelte e le procedure di licenziamento sono già state avviate. Sono disoccupato, fra 70 giorni cosa posso fare? Non porto il pane a casa. A questo punto mi rimane da chiedere se devo andare a rubare, non ho capito, a tenere la famiglia. Io ho due bambini piccolini. Questa è l'ennesima fabbrica che chiude nel Sulcis Iglesiente, nella provincia più povera d'Italia, dove da anni ormai di lavoro non ce n'è più e i negozi abbassano le serrande. Questa in liquidazione, questo dismette tra un mese. Intanto, per provare a risolvere il problema, gli operai di Alcoa annunciano lotta. Non lasceremo niente e nulla di intentato. Riteniamo che il governo debba metterci una volta su per tutte le palle nei confronti di queste multinazionali, che davvero è impensabile che continuino a fare loro la politica dei governi dove operano. Allora, bene, saluto Luigi Zanda, senatore del PD. Vicepresidente vicario del partito, nato a Cagliari. Nato a Cagliari. Zanda, qual è l'ultima volta che in Parlamento e in Senato avete parlato della Sardegna? 3 giorni fa, la settimana passata. Alcoa? Alcoa e Tirrenia. Alcoa e Tirrenia. A che punto siamo con l'Alcoa? Abbiamo visto, ma con la Tirrenia? C'è stato un dibattito, è venuto un dibattito con il Presidente del Consiglio, e al termine del dibattito riguardava altre questioni. Il senatore Sanna del Partito Democratico ha preso la parola e ha sollecitato il governo su questi due problemi. Che prospettive ci sono dal punto di vista governativo? Che cosa intende fare, se intende fare qualcosa? Beh, cosa intende fare il governo? Chiediamo al governo, ma il Parlamento, noi quello che chiediamo è che per Alcoa venga trovata immediatamente una soluzione. Noi pensiamo che sia un'azienda che tratta una questione, un business interessante, credo che ci siano molti spazi, quindi credo che il governo debba trovare una soluzione anche chiamando altri operatori che credo abbiano quindi indicato anche la disponibilità. Quindi si cerca di mettere una toppa alla disperazione, al problema serissimo dei lavoratori dell'Alcoa, che sono tanti. Sa, gran parte dei problemi della Sardegna sono problemi che riguardano grandi questioni nazionali irrisolte da molti. Quindi Sardegna-Italia in questo senso. Sardegna-Italia. Sardegna-Italia ed è significativo perché la Sardegna è veramente la regione, se posso dire, più italiana. Lo è sempre stata nella sua storia. L'Italia nasce con il Regno Sardo, è sempre stata una. Vede, c'è un episodio che io ricordo sempre perché considero molto utile per definire la natura della Sardegna. Negli anni 70 Gian Giacomo Feltinelli andò ad Orgosolo e incontrò Mesina, che allora era il grande bandito sardo, e gli propose di arruolarlo per una azione separatista, per diventare il capo di un movimento separatista in Sardegna, e Mesina gli rispose: io sono un bandito sardo, non sono un separatista. E credo che in questa frase di Mesina ci sia un po' dell'animo dei sardi. Anche su questo naturalmente si potrebbe impiantare un'intera trasmissione, mettendoci lamentando la scarsa informazione sull'isola e sul rapporto con il continente, dobbiamo andare avanti, anche perché poi sulla valutazione del Feltrinelli cubano, era l'epoca cubana, tra virgolette, di Feltrinelli, insomma, ci sarebbero... Sì, non volevo aprirlo, volevo indicare... Naturalmente non è Feltrinelli in discussione, in casi estremi, come quelli di un bandito, poi nel fondo c'è un sentimento nazionale che rimane. Vicino a Luigi Zanda c'è Giorgio Meletti, un collega del Fatto Quotidiano.
nato a Cagliari, che si è appena occupato per il giornale del suo giornale del caso Alcoa, ma un paio d'anni fa aveva seguito che cosa? Credo che possa venire inquadrato il suo libro sul paese dei Moratti di Chiare Lettere. Sì, la famiglia Moratti possiede da 50 anni una raffineria, una delle più grandi raffinerie d'Europa, che sta proprio a San Rocco, nel Golfo di Cagliari. Ho scritto questo libro cogliendo, come dire, l'occasione di raccontare come tre operai, due dei quali precari, hanno perso la vita. Sono morti in un incidente nella fabbrica, però la storia della Saras di San Rocco è tipica di come, io non a caso il libro evoca un'idea di capitalismo coloniale. La Sardegna è stata industrializzata così, come una colonia, e adesso come una colonia sta subendo la decolonizzazione, cioè chi ha fatto profitti per decenni in Sardegna con queste industrie pagate dallo Stato. Quindi sta pagando due volte? Certo, ma questo è tipico del modello coloniale. Mario Secchi non è nato a Cagliari, adesso c'è già un diversivo, ma è nato a Cabras, in provincia di Oristano, è il direttore del Tempo. Si parla, sempre campidanese. Si parla poco e male della Sardegna? Si parla poco. Non sempre male. Male nel senso non per parlarne male, dico, no, non se ne parla nel modo qualificato. Diciamo. Quando va in prima pagina purtroppo è anche e soprattutto per le crisi industriali. L'Alcoa è l'ultimo esempio, ma insomma da quando sono nato, da quando capisco qualcosa, 25 anni di questo mestiere, i tavoli di crisi industriale sono innumerevoli, potremmo citarne molti. In realtà qua è in discussione un modello di sviluppo che è stato sbagliato in origine. Cioè, credere che la Sardegna potesse essere la piattaforma, la portaerei di uno sviluppo industriale basato sulla chimica, sullo sfruttamento delle materie prime, che pure c'erano ovviamente, parliamo del carbone, tanto per dirne una, e così via, beh, alla fine però i conti non tornano, perché gran parte di quelle avventure, a cominciare da Ottana fino a Porto Torres, fino ad arrivare al Sulcis, stanno chiudendo, sono in crisi, quindi qua noi dobbiamo ripensare il modello di sviluppo della Sardegna. Ma l'esame di coscienza secondo te lo deve fare la classe dirigente sarda, sì, la classe dirigente nazionale? Prima di tutto la classe dirigente sarda, che anche in buona fede qualcuno ci ha creduto, ma ha sbagliato, bisogna avere il coraggio di ammetterlo, e bisogna ripartire, e ripartire è molto difficile, perché si è perso tempo e c'è quella che si chiama una trasformazione del capitalismo in corso. Non parlerei di crisi, parlerei di trasformazione. Cioè noi abbiamo l'Occidente che deve dividere la fetta della torta della ricchezza quantomeno con i BRIC countries, cioè con i paesi che non sono più emergenti ma sono dei veri giganti: Brasile, Russia, India e Cina. È un acronimo, BRIC, e significa che ci sono questi paesi che oggi guidano la corsa della produzione. Ma oggi come arriva l'acronimo BRIC alla realtà? Beh, è molto semplice. Alcoa, il caso di Alcoa è esemplare. Alcoa è la classica azienda globale. Alcoa è il più grande produttore di alluminio e dei suoi derivati del mondo. Non è una piccola realtà. Quindi è il numero uno. Alluminio e derivati significa un sacco di settori. Pensate, l'automobile, l'energia. Ecco, sì, applicazioni, sì, sì, industriali diamo per infinite. Acquisito l'importanza del coso, ma a maggior ragione dov'è che c'è stata la strozzatura dell'Alcoa per cui adesso ci sono 900 persone? Alcoa va dove conviene produrre. Non a caso quando fanno così quasi tutti però. Non a caso quando Franco ha tirato fuori il Siddi la parola chiave. C'è anche Franco Siddi, fra energia, poco lo presentiamo. Energia. Allora, Alcoa si è tentato di tenerla in Sardegna, in Italia, riducendo le tariffe energetiche, ma non è stato sufficiente perché la concorrenza... Ma non era oggetto di un patto, ti riduciamo le tariffe e tu rimani? Certo. E allora qualcuno ha fregato qualcun altro. Diciamo che Alcoa a un certo punto ha detto che non va bene lo stesso. Okay.